sono dispiaciuto perché io credo che chi ha fatto una cosa del genere sia pure lui di questa zona, di questo territorio. E sono sconcertato di come si può far arrivare a fare così male al proprio territorio. L'economia sana è quella che caccia l'economia cattiva. Questi segnali sono segnali di debolezza. La bomba messa a Sorville è una bomba messa a tutte le pizzerie che stanno rappresentando non la cartolina, stanno rappresentando un indotto industriale serio che scaccerà gli indotti criminali. Ancora una manifestazione di solidarietà per Gino Sorbillo dinanzi alla storica pizzeria in via dei Tribunali, dove nella notte fra il 15 e il 16 gennaio è esplosa una bomba. Quando mi sono messo qui 24 anni fa nel 95 ero solo come un cane, alle 6 di sera, 7 c'era il coprifuoco. Io attraverso la pizza ho acceso come i riflettori, cercando di utilizzare la pizza anche come un messaggio, un vettore di notizie, di purezza, di freschezza, di tempestività, no, di buono, no, di questo buono del centro storico, e questa cosa ha contaminato, ha risollevato anche il centro storico, ha partecipato molto alla rinascita, no, del centro antico, e molte altre attività commerciali hanno preso spunto pure da me, secondo me. Si sono sentite anche poi incoraggiate a fare meglio, a fare rete, no? Ad organizzarsi meglio. Io di tutto questo ne sono contento, contentissimo. Il mio percorso di restauro, di incoraggiamento non finirà mai, anche attraverso i social, che pure giocano un ruolo fondamentale. Però all'improvviso questa bomba per me è un attacco proprio al commercio e alla rinascita di Napoli. Stiamo chiedendo da tempo ai ministri, in modo particolare al ministro dell'interno, di rinforzare gli organici nei tribunali. Guardate, qui di chiacchiere, di Nutelle, di vari Instagram e altre diavolerie ne abbiamo un po', come dire, elementi di distrazione di massa. C'è un dato concreto: quando si rinforzeranno i tribunali, quando si metteranno i dipendenti nei tribunali, quando si metteranno i cancellieri. È molto importante, perché abbiamo delle sentenze che non vengono applicate per mancanza di uomini. 2, potenziamento delle forze dell'ordine. Ecco, queste sono delle cose estremamente concrete che non competono ad un'amministrazione, ma le cui risposte le deve dare il ministro degli interni, lavorando e non indossando. Annunciata già per lunedì 21 la riapertura della pizzeria.